Padre Gianfranco Priori è rettore del santuario della Madonna dell'Ambro in Montefortino, una delle numerose perle della cristianità presente nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Tullio Luciani, grande amico di Padre Priori, ha organizzato per Frate Mago una bellissima e indimenticabile festa per i suoi 60 anni presso uno sciale di Grottammare. Siamo andati a intervistare Padre Gianfranco, marchigiano dell'anno 2012. Ecco le sue parole. Padre Gianfranco, perché la chiamano Frate Mago? Buonasera a tutti, mi chiamo Padre Gianfranco, in arte Frate Mago mi chiamano tutti. Ecco, questa sera mi trovo con tanti amici qui a una festa per il mio 60° compleanno, tanti anni che ho vissuto insieme a tanti amici. Mi chiamano Frate Mago perché sin da ragazzo ho coniugato l'arte della prestidigitazione con anche l'essere sacerdote. Questo ho pensato perché a casa mia veniva un fraticello chiamato Fra Mansueto, e questo Fra Mansueto era dolce e mi piaceva, voglio diventare come questo frate, un frate di manzoniana memoria come Fra Galdino, ma si chiamava Fra Mansueto e veniva a chiedere l'elemosina, bussava alla porta, si fermava a casa e sempre ho desiderato, voglio essere come quello. Ma nel contempo, nella nostra parrocchia lì vicino a Smerillo, provincia di Fermo adesso, veniva anche un mago da Cupra Marittima e si chiamava il mago Chantù, e ci faceva giocare, ci faceva divertire. Nel momento che sono entrato in seminario ho detto sempre a me stesso, voglio diventare frate e voglio diventare frate mago. E per questo anche nella formazione ho curato diversi ambiti di formazione proprio per diventare prete, ma poi sotto il banco sempre un mazzo di carte, correndo qua e là per trovare tanti trucchi per imparare. E così quando nel 78 sono diventato sacerdote, iniziando l'attività pastorale soprattutto con i ragazzi nei campi scuola, mi sono sempre esercitato così a parlare del Vangelo, ma nello stesso tempo il Vangelo a sinistra, a destra, tiravo ogni tanto l'asso nella manica per far divertire ai ragazzi. E quindi nel sorriso, nella gioia, ho cercato per quanto è possibile di comunicare la gioia di essere cristiani. Questo è stato un po' il mio impegno. Ecco, ringrazio tutti coloro che nella mia formazione hanno curato questo aspetto e mi hanno lasciato nella libertà di potermi esprimere. Non ho avuto mai problemi, ringrazio i vescovi, i sacerdoti, due volte sono stato in Sala Nervi a fare spettacolo a Roma, e quindi tante volte, anche oggi mi chiamano le chiese locali, mi chiama la comunità di San Benedetto, le comunità di Rimini. Sono stato a Rimini al Festival Francescano e lungo la strada, il corso principale pieno di gente, ogni tanto mi fermavo in mezzo e venivano dei capannelli, un gioco a un bambino, un gioco a un altro, e il pace e bene finale, migliaia di persone sono passate, direi di comunicare l'arte della vita, quello importante, l'arte del vivere. Ecco, quindi ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questo compito. Ecco, ringrazio il Lido degli Aranci, un gruppo di persone che aiuta a sorridere nei vari palchi e nelle varie feste. Con loro da tanti anni ho collaborato in diversificate iniziative laddove col sorriso, con un gioco, con trovare una carta nascosta, ho cercato di far ritrovare cose che erano lontane, cose perdute, forse anche la fede, se il Signore mi ha dato la grazia di poterla comunicare. Per questo ringrazio tutti i collaboratori e quelli che questa sera vivono questa festa con me. Grazie. Mi dica della fede come evangelizzazione della magia. Talvolta mi è stato chiesto come mettere insieme queste due cose. Certo, la parola mago indica una varietà di cose, potrebbe essere anche una paura per molti. Quando vado in Africa, e sono stato giù tante volte, appena facevo apparire o sparire qualcosa, subito i ragazzi e le persone indietreggiavano, perché questo ha un potere, chissà quale potere può avere, e quindi vivevano un po' con la paura. Direi talvolta non è facile mettere insieme queste cose, ma nella mia vita
devo essere sincero con me stesso, nell'arte magica, se è arte, ho cercato di mettere me stesso, e dove ci sei tu parte qualcosa, perché la vera arte non è fare qualcosa, no, non è so fare questo, no, l'importante è avere una tecnica, saper cantare, saper ballare, saper fare tante cose, ma quando dentro ci sei tu parte qualcosa di artistico che da te si promana alle persone che percepiscono che ami la gente che è davanti e vuoi comunicare qualcosa di più importante di quello che è nascosto. Ecco, per cui l'essere, se sai fare qualcosa fallo, diceva San Paolo, omnia ad bona, tutto concorre al bene, e quindi se sai fare qualcosa mettilo lì al servizio di Dio. È quello che ho cercato con semplicità, con tanti difetti e limiti, di esprimere nella mia evangelizzazione itinerante. Un'ultima domanda: cosa fa oggi Frate Mago e quali sono le magie che Frate Mago farà per il futuro? Oggi io sono il rettore del Santuario dell'Ambro, dove tanta gente, tanti pellegrini, veramente non pensavo, tanti anche qui dal mare, da Grottammare, da San Benedetto, da Civitanova partono e vengono a vivere una giornata di serenità e di pace nel piccolo santuario, e lì cerco un po' di evangelizzare, soprattutto l'accoglienza, farli sentire a casa loro, farli sentire che sono nel cuore di Dio. Questo penso che sia l'impegno più che mai oggi, dimostrare Dio che si vuole riconciliare con noi, Dio ricco di misericordia. Allora ogni persona di chiesa deve spalancare le porte a tutti coloro che bussano in una chiesa, in una casa, in un ambiente. Il santuario è il luogo dove Maria accoglie tutti. Ecco, quindi questo è il mio impegno principale. Ecco, oltre a questo, come dico, durante la settimana, in alcuni momenti, quando tante parrocchie che fanno le feste per i ragazzi o le loro sagre, ecco, mi rendo presente un po' in tutta Italia. Il sogno nel cassetto che ho è questo, che il Signore mi dia ancora, io lo chiedo, tanta voglia di vivere, tanta voglia di partire e di andare laddove ci sono i giovani, laddove ci sono i ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di sentirsi amati, e di poter giocare con la vita, perché se riusciamo noi a comunicare la gioia dell'esistere, un giorno la daranno speranza al mondo intero. Grazie.